Si è sfiorata la tragedia nella tarda serata di venerdì, quando un uomo, mentre stava maneggiando una pistola, ha esploso un colpo che ha raggiunto al torace il suo nipotino di appena un anno e mezzo. Folle la corsa in ospedale, dove il piccolo è stato sottoposto d'urgenza a un'operazione chirurgica per rimuovere la pallottola. Una ferita importante che ha interessato la parte addominale del torace del bimbo, così come anche un polmone. Il piccolo ora è in terapia intensiva e i medici mantengono il riserbo sulla prognosi. Le prossime 24-48 ore saranno decisive per la sua ripresa. Antonio Morione era stato freddato al termine di un tentativo di rapina la sera del 23 dicembre 2021. Per l'omicidio del 41enne avvenuto nella sua pescheria di Bosco Reale in via Giovanni della Rocca, oggi sono arrivati due arresti. Nelle prime ore del mattino, i carabinieri di Torre Annunziata hanno infatti dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale Locale su richiesta della Procura Partenopea. Obiettivo dei militari, una persona rintracciata a Gallipoli in provincia di Lecce e una già detenuta nella casa circondariale di Secondigliano. Siamo qui per lanciare insieme un messaggio molto forte e chiaro al governo di Giorgia Meloni e al ministro Calderoli. Il Partito Democratico, con una voce sola e forte da sud a nord di questo paese, vi dice no a questo progetto di autonomia differenziata che vuole dividere ulteriormente un paese che ha bisogno di essere ricucito. Parla di unità del PD e di unità delle opposizioni al governo Meloni, Eli Schlein, per bloccare il DDL Calderoli sull'autonomia differenziata. Il segretario nazionale del Partito Democratico a Napoli, per chiudere la due giorni ospitata alla Fondazione Focus dei quartieri spagnoli, carica a testa bassa l'esecutivo, rilanciando la proposta del salario minimo. Il governo, ha detto, dovrebbe occuparsi dei 3 milioni di lavoratori poveri invece di pensare ai casini giudiziari dei propri ministri e sottosegretari. Il Consiglio regionale della Campania, convocato nelle stesse ore della convention nazionale del PD a Napoli alla Fondazione Focus, ha approvato a maggioranza l'assestamento e la variazione di bilancio di previsione per il triennio 2023-2025. Da molti questa convocazione è stata vista come un boicottaggio dell'iniziativa Dem ai quartieri spagnoli, ma i provvedimenti approvati dall'Aula sono molto importanti per il futuro prossimo dei cittadini della Campania. Ce li illustra il Presidente della Commissione Bilancio, Francesco Piccarone. Ci sono partite importanti a destinazione dei cittadini campani, innanzitutto 3 milioni di euro per contributi agli allevatori per gli abbattimenti connessi alla peste suina. Disagi a Napoli per lo sciopero nazionale del trasporto aereo. Lo stop di 8 ore previsto nelle fasce orarie dalle 10 alle 18, indetto da FILT, CGL, FIT, CISL, UIL Trasporti e UGL, ha coinvolto il personale di terra degli aeroporti, servizi di handling e check-in. A Capodichino sono stati 118 sui 284 programmati i voli cancellati. Napoli e la Campania nella morsa dell'AFA. La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di criticità per rischio meteo da ondata di calore. Fino alle ore 14 di mercoledì 19 luglio il caldo non darà tregua. In particolar modo nelle giornate di lunedì e martedì prossimi su tutta la regione si prevedono temperature molto al di sopra dei valori medi stagionali di 7-9 gradi. Carceri sempre più affollate, con suicidi in aumento e gesti di autolesionismo sempre più frequenti. Al 9 luglio 2023 sono 96 morti nelle case circondariali italiane, con 33 suicidi, di cui 5 in Campania. Sono numeri allarmanti quelli emersi nel corso della conferenza dei garanti territoriali dei diritti delle persone private della libertà personale. A preoccupare è soprattutto il sovraffollamento delle carceri e di conseguenza le condizioni di salute e di vita all'interno del sistema penitenziario. Ascoltiamo il garante regionale campano delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello. Il nostro è un ruolo di garanzia. Noi dobbiamo verificare che accanto alla certezza della pena ci sia la qualità della pena, che passa attraverso il diritto alla salute, il diritto allo studio, il diritto al lavoro, il diritto alle relazioni umane.
Il circolo canottieri Savoia di Napoli è stato fondato il 15 luglio 1893. Tra le iniziative nate per celebrare questa data speciale c'è anche la pubblicazione di un libro che ripercorre gli ultimi 30 anni, andando così ad integrare il libro del centenario voluto nel 1993 dal presidente benemerito Pippo Dalla Vecchia. Il presidente attuale Fabrizio Cattaneo Della Volta e il consiglio direttivo hanno inteso raccontare gli ultimi 3 decenni, densi di successi ed avvenimenti, manifestazioni sportive ed eventi mondiali. Dani.